Natica, ma tu proprio mo devi andare nel gabinetto? Mi dispiace, questo l'abbiamo. Preside, questi ragazzi, ma sono senza speranza. Madonna, come sei disfattista, possono diventare politici. La scuola è uguale per tutti, o almeno dovrebbe. Dal 13 novembre arriva nelle sale La scuola più bella del mondo, il nuovo film di Luca Miniero. Dopo i successi di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, Miniero racconta La scuola più bella del mondo. Lo fa con la sua consueta comicità, ma anche con uno sguardo critico, e restituisce uno spaccato reale della scuola di oggi. E per giunta italiano, splendido! A proposito, padre, come Dio, chi ci avete voi? Un Gesù. Ah, ottimo, bene, bene, come noi. Ci divertiremo un sacco, i toscani sono gente ospitale. Un'irresistibile commedia degli equivoci che, come suggerisce il titolo, è ambientata nel mondo della scuola. Christian De Sica è il preside puntiglioso di una scuola media toscana nella quale giunge in visita una classe di studenti napoletani accompagnati da un eccentrico professore, Rocco Papaleo. Per portarti i ragazzini in fondo di sicurezza. Ma sono solo dei bambini! Idealista! Non tutto però sembra corrispondere al programma, perché quando la tecnologia inganna, in questo caso basta solo che Accra inganna diventi Acerra Napoli, si genera l'equivoco che porterà confusione e tanto scompiglio, ma sicuramente risate a non finire, divertimento assicurato. Intorno al duetto scoppiettante De Sica Papaleo ruota un cast ricco di bei nomi come Lelo Arena, Miriam Leone e Angela Finocchiaro. Secondo me la cosa più importante rimane la voglia che un insegnante ci mette. Anche la voglia di imparare. A Napoli parte del cast si è confrontato con i ragazzi della scuola Viale delle Acace. Insieme hanno dato vita ad un vivace dibattito sulla scuola. Al nostro microfono il regista Luca Miniero e uno dei personaggi principali, Christian De Sica. Luca Miniero, La scuola più bella del mondo, ancora una volta sei tornato a sottolineare queste forti differenze tra il nord e il sud, questa volta però spostandole alla scuola per continuare a dire l'importanza della scuola. Pochi lo fanno oggi, quindi è giusto aver posto l'attenzione su questo tema. Sì, in realtà infatti il tema non è tanto le differenze nord e sud quanto, come dicevi bene tu, la scuola, lo stato della scuola oggi in modo comico come sempre. Un film di riferimento è più Io speriamo che me la cavo, in effetti, piuttosto si racconta la vicenda di questi bambini, passato tanto tempo, da 20 anni, gli insegnanti sono sempre meno motivati e quindi in qualche modo La speriamo che me la cava ad oggi, la scuola non è certo migliorata. Christian De Sica in questo film finalmente un personaggio diverso, ti sei potuto confrontare con un preside. Sì, un preside, grazie a Dio, ma anche perché c'è un'età, insomma, se continuava a fare i mariti che mettono le corna alla moglie non ci credeva più nessuno. E allora ho fatto questo preside, ma soprattutto ho fatto una commedia che fa riflettere, non è soltanto un film che fa ridere, ma fa riflettere sull'importanza della scuola oggi in Italia. E non è tanto un film sul nord e il sud, perché Luca ha fatto Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord. Questo sì, c'è chiaramente, però è anche un film appunto che dove i personaggi, io che sono un preside competitivo, quindi sì che fa studiare gli alunni, però un rompiscatole terrificato, e lui invece li fa studiare un po' di meno, però è un uomo buono, un uomo che ascolta. Alla fine del film cambieranno in meglio, perché la convivenza tra nord e sud fa sì che gli italiani migliorino. Christian, avete lavorato con un gruppo di bambini, di ragazzini molto bravi, è stata una bella esperienza. Straordinario, perché Luca ha fatto più di 4.000 provini e ha portato questi 20 ragazzi di campani e 20 toscani, uno più bravo dell'altro. Devo dire, i toscani più bravi nel ballo, nella musica. I campani, questi ragazzi di Acerra, erano straordinari nella recitazione, proprio degli attori nati, tant'è che io veramente ho avuto una frustata di vitalità nel lavorare con loro, come se fossi più ragazzino di loro. Che la voglia di imparare dai propri alunni. In fila per tre, no random. Praticati, sai cosa vuol dire random? A cazzo di cane. A cazzo di cane, bene.